con l'arrivo del freddo, un berrettone come questo diventa necessario. È un berretto classico con e senza pompon, di cui si trovano molte varianti in rete. Così abbiamo pensato di proporvi anche la nostra versione. È adatto anche alle principianti, il risultato, come vedete, è molto soffice. Questo in particolare è stato realizzato con lana sportiva a due colori e con un uncinetto abbastanza grosso, un numero 10. A seconda dello spessore del filo, questo in particolare è stato lavorato a due capi, come dicevo, a due colori diversi, bianco ghiaccio e panna, per ottenere un colore bianco un po' più caldo. Se invece utilizzate un capo singolo e non mettete il pompon, potete ottenere un berretto come questo più da uomo, come colore, ma anche come forma. Poi, se lo gradisce, si può anche fissare con un puntino la bordura oppure lasciarla libera, così uno se la tira giù fin dove vuole. E grigio è anche un altro di quei colori che gli uomini portano molto volentieri. Come vedete, ci si può davvero sbizzarrire con i colori, o usare dei colori che create voi, oppure utilizzare già dei filati multicolor che vengono già predisposti per ottenere queste righe colorate che cambiano durante la lavorazione e creano questo bel gioco. Lo potete riprodurre cambiando il colore ogni due giri. Vedrete che è veramente facile da realizzare e ci vuole anche molto poco tempo per farlo. Ma andiamo a vedere come si fa. Comincio col prendere le misure della circonferenza della testa, passando dalla fronte sopra le orecchie, arrivando al punto più sporgente della nuca posteriore. Sul nostro modello la circonferenza corrisponde a questo lato del lavoro e se volete che aderisca bene, sarà meglio farlo magari un centimetro o due di meno. Quindi in questo caso è 47 per una circonferenza finale di 49. Noi lo lavoreremo 2 centimetri in meno in modo che sia più elastico, in modo che quando si risvolta rimane bello aderente. L'altezza del berretto dipende anche dalla fascia. Se uno vuole la fascia, bisogna considerare anche l'altezza di questa fascia, che può essere magari 10 oppure 8 centimetri a seconda di come può piacere. E quindi il berretto totale avrà in aggiunta anche la fascia. In questo caso, se sono 29, verrà alto 19 con la piegatura della fascia di 10 centimetri circa. Come vedete, questa parte è più larga di questa e questo è stato ottenuto lavorando gli ultimi punti in un modo completamente diverso da come abbiamo lavorato tutta la riga. Inoltre, all'inizio bisogna stare un po' attentini a chiudere bene i punti in modo che non ci sia l'effetto cedimento strutturale all'improvviso. Alla fine il lavoro verrà chiuso in questo modo con dei punti invisibili, non sarà poi praticamente più possibile riconoscere l'inizio e la fine. La parte alta verrà stretta e il berrettone sarà praticamente finito, poi chi vuole aggiungerà un pompon e chi ha fatto la fascia potrà girarla lasciandola libera oppure fissarla con dei puntini. Per un berretto bello grosso si possono usare due capi dello stesso filato o anche di due colori diversi e per ottenere un'altezza di 32 cm si lavorano 28 catenelle. Quando avete finito, è sempre utile fare un controllo e verificare che la misura corrisponda effettivamente a quello che vogliamo. Se il nostro berretto deve essere di 32, come vedete, senza tirare, corrisponde perfettamente. Andiamo quindi a realizzare il primo giro e per farlo facciamo una catenella. Saltiamo il primo punto di base e andiamo sul secondo e lavoriamo un mezzo punto alto in questo modo e lavoreremo in questo modo i prossimi
punti lasciando in sospeso gli ultimi due del giro. Arrivati alla fine, gli ultimi due punti li lavorate appunto bassissimo, in questo modo. E questo è il primo giro. Andiamo a fare il giro di ritorno, una catenella per girare il lavoro, girate il lavoro e nei prossimi due punti in costa posteriore si lavorano due punti bassissimi. In questo modo. Dopodiché, sempre in costa posteriore, andiamo a lavorare fino alla fine del giro mezzi punti alti. In questo modo. Oops. Arrivati alla fine, bisogna fare attenzione che l'ultimo punto venga fatto con la giusta tensione. Andiamo a prendere questo punto qui, vedete, e lo facciamo abbastanza strettino, cercando di tirare un po' il filo in modo che alla base stringa. E questo è il secondo giro che corrisponde al rovescio. I prossimi due giri vanno ripetuti fino alla fine, quindi una catenella per girare il lavoro e sul dritto si lavorano 26 mezzi punti alti, facendo attenzione che il primo sia sempre lavorato un pochino più stretto rispetto a tutti gli altri, in modo che la base del nostro berrettone sia più elastica. Ecco, arrivati a 26 mezzi punti alti in costa posteriore, gli ultimi due punti li lavoriamo come abbiamo appena fatto con due punti bassissimi, senza tirare troppo il filo, ma comunque dando una certa tensione. E questo è il primo dei due giri che si ripetono fino alla fine. Una catenella per girare il lavoro, i primi due punti sempre in costa posteriore, punti bassissimi, ne facciamo due, e poi fino alla fine mezzi punti alti in costa posteriore. Anche qui il primo si cerca sempre di farlo un pochino più stretto rispetto agli altri, in modo che anche in cima al cappello rimanga bello rotondo. L'ultimo punto lo si lavora prendendolo in questo modo, sempre un pochino più stretto e tirando leggermente. E questo è il secondo dei due giri che si ripetono fino alla fine e la lavorazione crea queste coste in modo naturale. Una volta finito il lavoro, si spezza il filo e lo si lascia abbastanza lungo per poter cucire i due lati. E adesso vedremo come fare. Si posiziona il lavoro in questo modo, in modo da avere al centro le due parti. Se vi sentite poco sicure, potete anche utilizzare dei segnapunti per affermare l'inizio del lavoro, in modo da seguire meglio la cucitura. E anche volendo potete mettere dei punti intermedi contando le maglie. Vediamo adesso come cucirlo. Abbiamo il filo in questa posizione, entriamo dall'altra parte in questo modo e passiamo il filo. Rientriamo
in questo modo, in questa asola che sta dietro il nostro punto, e usciamo dalla parte opposta in questo modo e si tira il filo. Il filo va tirato, fatto in modo che sia bello teso, ma non troppo, cioè deve poter rimanere leggermente elastico, quindi non state attenti di non tirarlo troppo. E si continua così fino alla fine, quindi si entra nell'asola posteriore e si esce nell'asolina della parte opposta. Si tira il filo e lo si fa passare in questo modo. Questa è una cucitura facile, soprattutto una cucitura invisibile, perché alla fine non sarà possibile, sarà molto difficile trovare l'inizio e la fine. Quindi rientriamo in questo modo e usciamo dalla parte opposta. Ecco, come vedete, già si comincia a vedere il risultato, che è abbastanza omogeneo rispetto alle altre parti. Quindi, una volta finito e tenuto bene il filo in tensione, questo scomparirà completamente. Si va avanti così a chiudere punto su punto fino alla fine. Come vedete, è veramente invisibile, non si vede quasi per niente la cucitura. Con il filo con cui abbiamo cucito, continuiamo fissandolo però prima di andare avanti, perché dovremo stringere la parte alta. Quindi lo fermiamo con un paio di giri fatti in questo modo. E poi andremo a prendere le costine per stringere la parte superiore, passando proprio dietro ciascuna costina. In questo modo, passando il filo e poi tirando, si stringe senza fare grandi fatiche. Si passa proprio sotto l'asolina più in rilievo, usando magari un ago da lana bello grosso come in questo caso, e piano piano arriviamo alla fine nel caso in cui si lavori un cappello più sottile a un capo solo e con un uncinetto più sottile. Invece di fare due punti bassissimi alla fine, se ne fanno tre o quattro a seconda di quanto in proporzione è richiesto dal lavoro dell'uncinetto usato. Quindi una volta arrivata alla fine, facciamo così e basterà tirare per stringere. Passiamo l'ago all'interno e andiamo a fissare il tutto. E anche a finire di stringere naturalmente, ecco, senza spezzare il filo, si corre anche il rischio di romperlo, ma stando un po' attentini, già qui con il filo, questo è il nostro filo d'inizio, possiamo dargli un primo fermo in questo modo, così. Ecco, uno e magari anche un altro nodino. Dopodiché andremo a finire di stringere ripassando l'ago all'interno un po' alla volta in questo modo, così, e si otterrà
una chiusura molto nitida e soprattutto molto stretta, quello che si vuole ottenere in cima al cappello. Passiamo ancora per fare proprio tutto il giro e come vedete è anche più semplice stringerlo in questo modo. Lo possiamo anche, potremmo anche fare un altro nodo, ma qua abbiamo già fatto dei nodi sotto, quindi a questo punto, visto che la chiusura è venuta bene, come vedete, si può anche passare magari al contrario e poi fermare il filo. E questo non ci serve più. Ci servirà questo per aiutarci a fissare il pompon e già lo prepariamo mettendolo un po' più al centro, portandolo magari proprio vicino vicino al nostro centro, dove poi lo uniremo con un nodo ai fili del pompon. Ecco qui, questo è il nostro berrettone, come è venuto, e adesso andiamo a fare il pompon. Questo è un metodo così artigianale, diciamo, con un paio di cartoncini e un filo passato tra i due cartoncini, fermato in questo modo, e poi fatto passare il filo attraverso. Ora si andrà a tagliare in mezzo i fili e poi si stringerà ulteriormente questo centro per ottenere il pompon. Di pompon, attrezzi che creano il pompon ce ne sono tantissimi in rete, basta cercare. Questo è nel caso in cui non ne abbiate uno e non sapete come fare per farlo. Ed ecco come è venuto il pompon, bello pieno, con la forbice poi abbiamo rifinito le puntine che spuntavano per renderlo bello omogeneo, e adesso dobbiamo con un uncinetto passare i fili all'interno del berretto in questo modo, così con un uncinetto bello grosso cerchiamo di passarli tutti quanti per dentro, dove poi come prima cosa faremo un nodo con il capo che abbiamo lasciato precedentemente, anche due nodi, e poi con l'ago andiamo a passare i capi all'interno, basta poco perché comunque è già abbastanza fissato, è solo per nasconderli. Poi si torna un po' indietro il primo, questi sono in doppio, quindi ne passeremo a due in modo da
Ed ecco fatto, con questo abbiamo dato l'ultimo ritocco al nostro berrettone, basta risvoltarlo ed ecco qui, è finito. Facile, veloce e alla portata anche delle meno esperte.